Beh, diciamocelo francamente questa sera che questa vittoria del Padova contro il Milan, insomma, nessuno se l'aspettava, dico bene Maurizio? No, beh, voglio dire, non è questo l'aspettare, il Padova che non ha un organico da Serie A, il Padova retrocede in B così com'è, eh? Ah, no, no, su questo non c'è... appena vinto una partita importante con il Milan. Sia, no, sia chiaro un discorso, cioè lo facciamo da tempo, non ha un organico da restare in Serie A, quindi o ritocca a novembre o non c'è niente da fare. La società non ha fatto quello che doveva fare, quello che invece per fortuna compensano i giocatori che sputano l'anima, come hanno fatto meravigliosamente bene a Napoli, hanno fatto meravigliosamente oggi con un Milan al quale va un grande merito alla vittoria del Napoli e grandi demeriti anche al Milan che attualmente per varie ragioni fisiche, tecniche, perché ognuno va per conto suo. Non c'è uno davanti che segni, se non segna Gullit non segna nessuno. La difesa, per ragioni di carta d'identità, non è più quella di una volta e quindi il Milan è anche questo. Però il Padova, ecco, grande onore, torno a dire, ecco, al Padova, tanto di cappello al Padova. Però va ritoccato perché resti in Serie A. Io scusate, quella è una cosa che non capirò mai. Qui abbiamo tre allenatori, io glielo vorrei proprio chiedere. Anche oggi l'Inter era deconcentrata perché il Bari non è il Milan. Ma che cosa vuol dire? Ma io quella è una cosa che a me mi fa impazzire. Ma che ragionamento è? Il Bari non è il Milan, quindi giochi nel concentrato. Ma perché? Ma che concetto è? Perché, che modo di ragionare è questo? Capitare però. Certo, capitare capita, ma vuol dire che c'è un qualche cosa che non quadra. O mi sbaglio, non riesco a capirle io quelle robe lì. Facciamocela spiegare. Dopo un mese e 10 giorni di campionato. Ma forse il discorso più logico è che hanno pagato un po'... la fatica del derby, tutte e due le squadre, sia il Milan che l'Inter, al di là del fatto della concentrazione. Ma non era stato un derby alla morte. Ma in fondo è stata una partita abbastanza tirata, con un vantaggio del Milan, poi questi 7 minuti che ha ribaltato la situazione, il Milan ha riattaccato. Forse hanno pagato sul piano fisico, sul piano un po' nervoso, ma non certo delle motivazioni o della concentrazione. Poi hanno preso un gol dopo 3 minuti, è diventato tutto più difficile. L'Inter? Sì, bene, poi Guerrero ha preso un palo e se no era 2-0, poi stava per fare il 3-0 e non l'hanno fatto, per un miracolo. Sì, però l'Inter fatto... contro il Bari in casa deve vincere, insomma. Anche se il Bari è una grossa squadra. Per carità, con tutto il rispetto per il Bari. Perché è una grossa squadra che ha un gioco. Ci sono delle logiche, insomma, vabbè che il calcio dice, vabbè, è così, vero, vedo che c'è un interista là dietro e anche, vabbè, abbi pazienza, oggi è stata giornata, c'è Michele, nessun problema. Poi anche il tuo Parma che ne combina tutti i colori, la tua ex squadra, ma cosa sta combinando? Io l'avevo detto. Cosa fa il Parma, Zorato? Il Parma purtroppo ha già perso, no? Ma perché non è più bello però come una volta? Dicono che è più concreto, per me non è mica vero che è più concreto. Dov'è più concreto il Parma adesso? Forse singolarmente giocatori migliori, però magari nell'espressione collettiva riesce a fare, cioè non riesce a esprimere forse quel gioco piacevole di anni fa. Io ho l'impressione che Zorato ancora a Parma. Andiamo con le punture di Mosca? Proviamo? Sì. Attenzione, cintura e bretelle, via. Allora Maurizio, vai. No, vado, io sono qui tranquillo, voglio dire una cosa, ce l'ho con le grandi, oggi ce l'ho con le grandi, perché scusa, faccio un ragionamento, dico, la Juventus via Basta, via Boniperti, arriva via Trapattoni, arriva Lippi, buon allenatore, sia ben chiaro, rivoluzione, vanno a Foggia per giocare in contropiede, ma cosa vuol dire? Ma la Juventus va a Foggia, ma lei va a Foggia per fare 3 punti. E lascia fuori l'unico uomo che oggi deve giocare nella Juventus, si chiama Del Piero. Allora, però, invece, siccome c'è evidentemente un allenatore e un ambiente di non eccelsa personalità, hanno paura a creare il dissidio Baggio Del Piero, il dissidio Ravanelli Vialli. Se Vialli non è in condizione di giocare e di rendere come è, deve giocare Ravanelli. Se Baggio non sta ancora bene, deve giocare Del Piero. Oggi Del Piero porta nella Juventus una freschezza, un'ondata di novità, che è la chiave della Juventus. C'è Baggio che non è ancora in condizioni, Vialli non so se lo tornerà più, non lo so, gli auguro per lui, ma non mi sembra che torni più. L'Inter, sento Bianchi a fine partita, che oggi sai cosa ha detto Bianchi? Ha detto, il margine di miglioramento di questa squadra per me ha raggiunto il massimo, di più non so cosa fare, come? Dopo un mese e 15 giorni l'allenatore dell'Inter fa una dichiarazione del genere. Allora ti rimetti. È una resa che tu annunci davanti a tutti. O mi sbaglio? Allora, non hai giocatori buoni. Allora chi ha ceduto Manicone? Chi ha ceduto Manicone? La società perché gli hanno garantito Galante il prossimo anno. Lo dicano. È così. Ma abbiano il coraggio di dirlo.
perché tutti gli interisti non hanno ancora capito perché Manicone è stato ceduto. L'unico uomo che blocca in mezzo. Oggi non avevano uno di questi. Jonk non lo fa, perché Jonk è una palafitta. Poi chi c'è? Berti oggi non c'era. Sceno, se va avanti così, va al sanatorio, poveretto, perché non ce la fa a correre per tutti. Orlandini non può coprire tutto il campo, ma una fascia la può coprire. Allora, avere il coraggio. Fuori Bergkamp e Jonk, mettere Orlandini sulla fascia destra, Sosa e Del Vecchio davanti e Berti sulla fascia sinistra. L'unica Inter che può fare qualcosa è questa qui. Sei d'accordo o no? Sì. Ecco, bravo. Grazie. Zorato non è d'accordo. No, volevo dire che abbiamo trovato l'allenatore nuovo dell'Inter. Chi è? Lei, se casomai. Anche quello lei fa. Lei fa il presidente. È pronto Bosco. È pronto Bosco, va a dare a Milano. Però le dico questo, che Bianchi, e io ho sempre detto che con Bianchi l'Inter aveva fatto il miglior acquisto che potesse fare, però purtroppo mi sto ricredendo, amaramente, perché se tu non hai, è inutile che dici, Bergkamp può fare grande l'Inter o essere nella rovina, ma chi è che deve stabilirlo questo? Sei il tuo allenatore. Scusami, se Bergkamp non ha la determinazione, non ha la forza, non, dite, trovate voi quello che volete di Bergkamp, lo lasci fuori. Non te la senti di lasciarlo fuori perché l'ambiente... Basta, chiusa, allora non sei un allenatore da Inter. Scusami, per chiudere questa puntura di mosca perché ha fatto male, Alberto, possiamo mettere un po' di cotone, un po' di alcol per disinfettare queste opinioni di Maurizio Mosca o no? O sei d'accordo? Ma, oddio, ce n'è da dire fino a domani. Ma... Ah, sì. Io credo che Ottavio Bianchi conosca benissimo il suo lavoro, sia un allenatore sicuramente tra i più quotati. Se anche lui fa fatica a quadrare il cerchio, vuol dire che ci sono alla base dei problemi di organico forse insuperabili. Ma questa rivolta, io l'ho chiamata oggi la domenica la rivolta dei peones, no? Ecco, queste squadre tipo Foggia, tipo Padova, con il massimo rispetto, tipo Bari, che capovolgono quelle che sono le previsioni della vigilia, andando a vincere contro squadre che candidate, diciamolo francamente, allo scudetto. Ecco, non è... Da una parte è una cosa mediocre, ma dall'altra parte anche una cosa meravigliosa, se vogliamo. Promozionale per il calcio, senz'altro. Certo. Perché il discorso che si riproponga questa incertezza, no, magnifica incertezza, per cui nessuna partita è scontata, questo è molto promozionale per il gioco del calcio, perché se i risultati sono scontati prima non c'è nessun interesse. Sta di fatto però che pongono degli altri problemi, cioè nel senso il problema che diceva Mosca dell'Inter, il problema del Milan che noi non vogliamo sviscerare, ma io sono d'accordo con Mosca sul fatto di Manicone, insomma questo, la cessione di Manicone è un fatto abbastanza con punto di domanda emblematico di una situazione che non mi sembra chiarissima. Però Manicone è andato a Genova e ha sistemato, esatto, un pochino la situazione, certo, che era precaria a Genova. Due vittorie consecutive del Genova, non dico che sia solo Manicone, però beh, comunque sarà anche Manicone. Il suo contributo senz'altro. Sì, ma allora, all'Inter non c'è riuscito Bagnoli, non c'è riuscito Marini, non c'è riuscito Ricco, non c'è riuscito Bianchi. Allora cosa succede? Cioè, io questo che... Allora, la mela marcia era Zenga, via. La mela marcia era Ferri, via. La mela marcia era Bergomi, non è vero, perché è il migliore dell'Inter adesso. Allora? È Pellegrini. Allora chi è? Pellegrini? Ma io non credo che il presidente possa essere l'unico alla rovina di una squadra. È questo che mi sfugge. Cioè, cosa c'entra Pellegrini? Ma cosa c'entra Pellegrini con l'Inter che cambia in 3 giorni dal derby al Bari? Cosa c'entra Pellegrini? Cosa ha fatto Pellegrini in questi 4 giorni? O no, Giacomino? Mi sfugge. Io non credo che si debba addossare al presidente, anche se essendo al vertice di questa piramide, alla fine... È chiaro che tutte le palle arrivano a lui. Arrivano lì, certo. Però sta di fatto che prima di arrivare lì ci sono dei gradini, sì, per cui va valutato il discorso in un certo modo. È evidente che sembra ci sia quasi un po' una maledizione. Sta di fatto che oggettivamente, pur riconoscendo che Bergkamp potenzialmente un grande giocatore e Jonk un buon giocatore, in questa Inter hanno scombussolato un po' quelli che sono gli equilibri di questi due giocatori. Certo. Chiaramente, ecco.